Oggi a terza pagina una mostra su Canova e poi si parla di Medioevo e Trono di Spade. C'è la rivoluzionaria e celebre scultura delle Tre Grazie, il Teseo vincitore del Minotauro, la Maddalena penitente. Non manca l'imponente statua alta, quasi 3 metri, raffigurante la pace. È la mostra evento Canova e l'Antico, che si potrà ammirare al Museo Archeologico di Napoli fino al prossimo 30 giugno. Un'esposizione che celebra il grande maestro ritenuto il massimo esponente del neoclassicismo in scultura, che con la città partenopea ebbe un rapporto lungo e costante. Man è il luogo naturale dove far effettuare un dialogo tra Canova e l'antico, perché il Man racchiude la straordinaria collezione farnese e racchiude i capolavori provenienti da Ercolano e Pompei. Sono tutti oggetti e un gran patrimonio che ha ispirato Canova. Diciamo che il Comune dei Minatori è proprio il suo taglio classico, la sua realizzazione classica delle opere, sia che esse siano disegni, sia che esse siano sculture. All'interno di questa matrice classica ci stanno ovviamente i due grandi capitoli del mondo antico, il capitolo delle religioni e il capitolo naturalmente della mitologia classica. Nata dalla collaborazione con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, che vanta la più ampia collezione canoviana al mondo, la mostra riunisce più di 110 lavori del grande artista, tra cui 12 marmi, grandi modelli e calchi in gesso, bassorilievi, disegni e dipinti, che da sempre entusiasmano appassionati da tutto il mondo. Canova, come moderno Fidia, ebbe anche rapporti privilegiati con il Granduca di Toscana, con il Doge di Venezia, insomma con tutta quella elite che all'epoca costituiva la committenza per gli artisti. Il 9 aprile del 1821 nasce a Parigi Charles Baudelaire, poeta e scrittore francese. La sua opera più nota è I fiori del male, vero e proprio documento della sensibilità simbolista. Si parla del Trono di Spade già dalla copertina del nuovo numero della rivista Medioevo, in edicola in questi giorni. La fortunatissima serie televisiva, tratta dai romanzi di George Martin, viene analizzata dallo storico e medievista Riccardo Facchini. Una lettura, la sua, accuratissima dei modelli, una critica serrata alle interpretazioni che ne sono state fatte, smascherandole l'intento ideologico che tende a fare dei veri e sfaccettati aspetti del Medioevo un tutto omogeneo, falsamente realista, crudo e violentissimo. Insomma, un gioco di specchi tra passato e presente, spesso contraddittorio.